Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi venerdì 11 gennaio. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Beh, ovviamente la cosa più importante è la lite sulla TAV. Beh, dopo le trivelle anche la TAV dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Tutti i giornali titolano su questo perché c'è stata l'analisi costi e benefici in cui, secondo la commissione che è presieduta da Ponti, non sarebbe conveniente fare la Torino-Lione. Per la verità, secondo quella commissione, non sarebbe conveniente neanche fare il terzo valico, fatto al 37%. Questi geni sono presieduti da un genio che è il professor Ponti. Il professor Ponti è stato intervistato oggi da Marco Imarisio in maniera stupenda dal Corriere della Sera perché gli ha fatto un mazzo così. Ha preso questo cazzo di Ponti e ha detto: "Senti, presidente Ponti, mi spieghi per quale motivo uno dei tuoi commissari lavorava con te? Che male c'è? Mi spieghi perché erano tuoi collaboratori? Che male c'è? Mi spieghi perché uno dei tuoi commissari ha detto che la TAV, prima di entrare nella commissione che doveva valutare la TAV, è il male assoluto?" Il male assoluto non è la Shoah, non sono i campi di concentramento, no, è la TAV, secondo uno dei commissari indipendenti presi dal ministro Toninelli per valutare la TAV. Allora voi mi dovete dire se questa commissione, e lui dice: "Ma sono soltanto numeri." Certo, sono soltanto numeri, con l'inizio dell'intervista in cui invece i numeri vengono contestati da Ponti. Solo un cretino nel mondo e nell'universo può immaginare che i numeri siano solo numeri. I numeri sono tante cose, sono interpretabili, sono utilizzabili e le analisi costi-benefici sono la scusa, la piccola copertina di Linus, come qualcuno oggi racconta, per dire a quelli che non vogliono la TAV: "Vedete, l'analisi costi-benefici non vuole la TAV." Ma insomma, quindi vi consiglio l'intervista di Marco Imarisio oggi a Ponti, così vi fate un'idea di che cosa. Esatto, ce ne sono state sette di commissioni fatte tutte a favore della TAV, ma quelle ovviamente erano anche quelle, secondo me, orientate a fare la TAV, sia chiaro, così come questa non vuole la TAV, quelle precedenti la volevano la TAV. Tra l'altro, io vorrei, uno di questi grandi giornali di inchieste italiani, il Fake Quotidiano, che pubblicasse, perché sono pubbliche, le mail che si sono mandati il commissario, il tecnico anti-TAV Ponti che presiede la commissione, e sapete chi? L'amministratore delegato delle autostrade, che è il maggiore danneggiato se si dovesse fare la TAV. Quindi voi dovete vedere queste mail che ci sono, cioè il presidente di questa commissione indipendente cazzeggia con quello che godrà della morte della TAV, cioè l'amministratore delegato delle autostrade. Peraltro non mi sembra tanto amico di questa maggioranza. Però sapete, in questa maggioranza succede tutto il contrario di tutto. Grillo firma un appello proscienza insieme a Burioni. Burioni è la persona più arrogante che esista al mondo. C'è qualcuno che può dire delle cose giuste, tipo bisogna vaccinare. Lo puoi dire in maniera arrogante come fa Burioni, lo puoi dire in maniera normale come lo fa il mio pediatra. Dice: "Nicola, se i tuoi figli non li vaccini sei un cretino." Allora, prendi due arroganti, mettili nella stessa stanza e c'hai Grillo e Burioni. Se tu decidi di andare a cena con qualcuno, con chi decidi di andare a cena? Con la tua famiglia, se c'è una famiglia, con una bella ragazza, con un bel ragazzo, con uno simpatico. Ecco, nella vita hai una condanna, quello di stare nella stessa tavola con Grillo e Burioni, cioè due che hanno un ego talmente sconfinato che hanno, avete presente, a proposito di malattie, quella specie di roba viola che aveva inventato De Lorenzo per la pubblicità sull'AIDS. Non si riescono a parlare, ma riescono a firmare lo stesso. E lo stesso, che cacchio ne so, proscienza. Voi prendereste un documento firmato da Burioni e da Grillo? Beh, io insomma, io un documento di quello me lo metterei da parte. Grande polemica sulla questione del governo che non riesce ad approvare il reddito di cittadinanza e quota 100. Sapete le due grandi manovre di questo governo? Oggi tutti i giornali fanno in retroscena, pare che sia una ripicca di Salvini che, siccome non gli hai fatto, gli ha preso i 15 migranti, allora non ti approva il reddito di cittadinanza. Ne parlano tutti quanti i giornali. Sono 2 milioni di famiglie che sono lì in attesa, 1 milione e 7 per il reddito di cittadinanza e 300.000 per le pensioni. Queste famiglie, dicono, sono vittime di questa lotta all'interno del governo, con Lega sempre più TAV, Lega sempre
contro l'immigrazione, Di Maio con la mediazione di Conte invece assolutamente più possibilista. Riguardo a il presidente Conte, oggi si nota sui giornali che per la terza volta compare su Facebook e, come dice La Verità, questo governo non cadrà perché Conte non solo lo tiene in piedi, ma perché non c'è alternativa, perché l'alternativa è molto peggiore. Il Fatto quindi, il quotidiano invece ci dice che Salvini soffre il Premier. Questa è l'idea del Fatto Quotidiano, che sta iniziando a dire Salvini sta perdendo consensi, insomma, ovviamente fa il suo mestiere di strillone del Movimento 5 Stelle. Aspettate, perché qua sul mio telefonino ho fatto la foto del pezzo che ho letto del Corriere della Sera, ma tra poco ve ne parlo, perché l'altra grande questione che oggi qua che c'ho, sfere e basta, no, per carità, l'altra grande questione di giornata è la RAI contro Baglioni, perché Baglioni ha detto non si può risolvere la questione di milioni di persone in movimento bloccando 40 persone. Allora, secondo me l'unico pezzo divertente di oggi è quello di Mattia Feltri, che sono 40 righe sulla Stampa, in cui dice, beh, ma insomma, però perché Baglioni deve rompere le balle, parlare di immigrazione anche durante le canzonette? Poi però dice, beh, però siamo anche il popolo, per cui è vero che un cantante parla di immigrazione, ma ci abbiamo Di Maio e Salvini che parlano di economia. Oppure fino a poco tempo fa, fino a che Grillo non si sentisse con Burioni, c'eravamo loro che parlavano di scienza, di vaccini, eccetera. Quindi dice, nel trionfo dell'incompetenza non c'è nessun motivo che l'uomo, non che ha fatto la maglietta fina, ma che ha fatto le ragazze dell'est nel 1981 in pieno impero comunista, possa mettersi a parlare anche di immigrazione. Tra l'altro l'unico non comunista nel periodo in cui tutti erano comunisti. Questa è la Baglione, racconta Mattia Feltri, che come me è un grande appassionato invece di Battiste all'epoca, che non è che sono in contrasto necessariamente. Insomma, tutti possono parlare di tutti, non vedo perché ci sia questo scandalo, dice Mattia Feltri. La direttrice di Rai 1 dice che invece è uno scandalo e che invece di difendere il suo direttore artistico pare che lo voglia epurare. Insomma, questa è la nuova RAI in cui si deve prendere coscienza. Nella nuova RAI in cui si deve prendere coscienza, voi vi chiederete, ma perché stai sempre lì a difendere Freccero? Perché Freccero oggi mi ispira una simpatia, essendo lui un paraculo che vuole distruggere la RAI, quindi questa è una cosa che mi diverte moltissimo, perché ha una capacità distruttiva di cui i giornali non se ne rendono conto. Vedete, io lavoro in televisione, siccome non sono minimamente degnato dai critici televisivi, se non ogni tanto con qualche puntura di spillo, io me ne fotto e non gli lecco i piedi ai critici televisivi. Anzi, quando oggi leggo Renato Franco, che scrive sul Corriere della Sera e intervista La Perego, e La Perego piagnucola perché gli hanno messo, lei che fa un programma a Rai 1, a Rai 2 un altro programma, Freccero, che dice che mi farà concorrenza. Porca puttana! Sapete che ci dobbiamo fare noi? Chiudiamo la Rai 2, ma chiudiamo anche Rai 3, visto che c'è la Perego che fa il suo programma a Rai 1. Perego, moglie di Presta, la gente più importante che esista oggi in televisione. Quello che ha fatto fare il programma a Renzi, quello che è il grande agente televisivo. E lei dice, ma come? Faccio un programma e Freccero mi fa una controprogrammazione? No, Freccero, sapete cosa doveva fare? Doveva mettere pannella col bavaglio, così. Questo voleva la Perego. Renato Franco, non cattivissimo con tutti, ma non con la moglie della Perego. Fa delle domande straordinarie, ragazzi. È un giornalista, quello che tu ti aspetti che chieda alla Perego. In TV, chiede alla Perego, conta più la tenacia, il talento o la raccomandazione? No, io vi giuro, Renato Franco, alla moglie dell'agente più importante di tutta la televisione italiana, chiede in TV, conta più la tenacia, il talento o la raccomandazione? Che aspetti che ti dice la raccomandazione? Cioè, a sta domanda che cosa ti aspetti che risponda? Io non saprò far televisione, ma tu ABC, se questa non è una marchetta, la raccomandazione, risponde la Perego, senza talento, a vita breve. Risposta, se volete, anche intelligente. La tua fortuna, altra domanda ficcante. Beh, la sua fortuna è che viene da Brugherio. Scopriamo che la fortuna della Perego, non che è bella, non che è brava, non che è la moglie di Presta, no, per carità, ma che viene da Brugherio. A soli 53 anni sei già diventata nonna, le fa impressione invecchiare? No, no, è contenta. Adesso la Perego ci dice, vabbè, se io sono proprio contenta di invecchiare, mia figlia è sangue del mio sangue. Vabbè, non vi leggo le risposte perché è importante le domande. Ti fa impressione invecchiare?
Un pregio e un difetto. Allora, quando un giornalista chiede un pregio e un difetto in un'intervista, il direttore di quel giornale, sapete che deve fare? Se uno chiede un pregio e un difetto in una intervista scritta, non in un'intervista che ti sbagli in televisione, che devi parlare un'ora, se uno chiede un pregio e un difetto, il direttore di quel giornale ha il diritto di toglierti la paga di quella giornata, perché tu quella giornata hai non lavorato, hai preso per il culo il tuo datore di lavoro. Ma tu puoi chiedere a uno un pregio e un difetto, o sei Marzullo e fai la televisione, o sei Renato Franco, il critico televisivo più importante del Corriere della Sera. Yes! E domani mi aspetterò una bella recensione di Quarta Repubblica. Sono sicuro che questo mi aiuta ad avere un buon rapporto con i giornalisti televisivi. Due cose positive per questo governo. Piccoli dettagli perché sui giornali non ne parlano, e sono l'asta famosa. Vi ricordate le aste? Erano un gran casino. Dove finisce le aste? Perché gli spread contano e hanno fatto un casino. Inutile che questi giallo-verdi dicano che non serve lo spread. Lo spread fa casino. Ma ieri c'è stata un'asta dei bot, ne abbiamo piazzati 7 miliardi. C'è stata finalmente una richiesta importante di 11 miliardi e sono andati a diminuire i prezzi. In sostanza, il rendimento, voglio dire, è sceso a 0,285. Quindi i bot rendono 0,28% su base annua. Molto meglio. Il governo, invece di fare cazzate, potrebbe in questo essere piuttosto, diciamo, compiaciuto. Come oggi soltanto un colonnino, perché il PD, questi geni del PD che hanno approvato tutte le finanziarie con le leggi di fiducia, con gli emendamenti, hanno rotto le balle. Ve lo siete ricordato il vulnus della democrazia, perché la finanziaria veniva approvata con il maxi emendamento e la commissione non poteva approvarla? Il PD, questi geni, hanno fatto un ricorso, un'istanza alla Corte Costituzionale con dei grandi costituzionalisti, perché dicevano è incostituzionale, e la Corte Costituzionale, che peraltro non è né grillozza né diciamo leghista, tutt'altro, non ha potuto che dire, ciao è Pietro, non ha potuto che dire la Corte Costituzionale, ma di che state parlando? Non c'è stata nessuna manifesta gravità nell'approvazione della manovra, perché questa cosa avviene da 10 anni esattamente nella stessa maniera. Mi stanno simpatici questo del governo? No, mi sta simpatico quanto mi stanno simpatici, invece con un tempo si diceva quanto un calcio nei. Io potrei dire quanto oggi un abbraccio di Burioni e Grillo mi sta simpatico questo governo. Ma non si può attaccare il governo su come viene approvata la finanziaria, che sono 10 anni che l'approviamo così. Chiaro? Almeno questo oggi è del tutto legittimo. Ultima cosa, questi geni del governo invece nelle nomine non ne azzeccano uno, metteranno alla Consob un funzionario della Consob, tal Minenna, ex assessore della Raggi, fenomeno, ex sindacalista della CGIL, quindi che Dio ce lo tenga in gloria, perché questo è uno che ti querela anche se dici A o Ba. Io non dico nulla, lo vedremo nei prossimi anni come funziona. E oggi il Sole 24 Ore fa vedere un dato che io non avevo colto nella sua interezza, e cioè sapete quanto è costata Carige ai privati in aumenti di capitale? 2 miliardi e mezzo, dal 14 al 18 abbiamo messo 2 miliardi e mezzo e non abbiamo ancora salvato la banca. Adesso noi dovremo mettere 3 miliardi pubblici per nazionalizzarla, e di questo ne parleremo. Ultima cosa è l'occupazione del Virgilio. Godo come un riccio. Oggi ci sono due notizie: quella di Burioni e Grillo, che vabbè, lasciamoli vaccinare nella loro egolatria infinita, e l'altra straordinaria notizia è che 74 delinquenti o presunti tali che hanno distrutto banchi, cessi, computer, biblioteche, hanno imbrattato i muri della scuola del Virgilio, e non erano tutti gli studenti Virgilio, erano soltanto 20, 74 facinorosi, sono stati indagati, e non devono piagnucolare perché vogliono fare i grandi, fate i grandi e voi fate un processo. Vi prendete un avvocato, pagate il paparino, viziati di miei stivali, vi dovrà pagare l'avvocato. E la prossima volta che pensate di invitare qualcuno, non invitate un brigatista rosso non pentito come avete fatto voi. Prendete magari degli avvocati che vi possono difendere quando capite che le scuole non si occupano. E che degli spazi autogestiti, tutta questa roba qua, capito? C'ho i fiori, tutta questa roba, capito? Un po' New Age, cioè ci mandiamo le bacche dei gauchi, le potete fare a casa vostra, è chiaro? Le fate a casa vostra, perché se io voglio studiare, io studio! E se non voglio studiare, vado alla palestra e chiedo alla preside che me la dia, se volete fare i fenomeni, chiaro? Quindi, se non fate i fenomeni,
vi indagano, soprattutto se la scuola la lasciate in quella merda con cui l'avete lasciata, e a pagare non siete voi con i vostri figli di papà, ma è la collettività per una scuola cui magari ci c'è il filippino, il figlio di una persona normale, il figlio di una persona normale, che volevano studiare invece di fare le occupazioni. Va bene? Bene, indagati con l'avvocato, eh? E adesso piangete. Vabbè, fenomeni di oggi ci sono. Vi dico e vi consiglio di leggere il nuovo Tommaso Campanella, Burioni Grillo. Ciao!